andiamo a parlare di olio di qualità, naturalmente, una premiazione importante che si attesta come una delle principali a livello di riconoscimento della produttività dei nostri amici agricoltori e anche della qualità. Allora, questo concorso ha diversi anni, è la 23esima edizione, ha fatto una grandissima selezione di prodotto e ha visto aziende crescere veramente a livello internazionale. Soprattutto è un concorso che si caratterizza per un grande livello qualitativo. Il capo del panel test di valutazione ha presentato oggi i risultati, 70 punti su 100 di media. È un dato quasi unico, non credo che esistano altri concorsi per prodotti alimentari che arrivino a questo livello. Certo. Ovviamente sono prodotti che si rivolgono soprattutto ai mercati internazionali e nazionali che apprezzano in particolare questi prodotti di alta qualità, perché quasi nessuno tra gli oltre 70 partecipanti possono avere dei grandi stock di prodotti, quindi si rivolgono proprio a un mercato fatto di appassionati. Appassionati e non solo, torniamo a parlare di qualità. Che cos'è che rende di qualità un olio di produzione italiana? Diciamo, per essere molto concreti, la qualità percepita è quasi tutta fatta dal gusto. Un consumatore che sa apprezzare un olio che, come si dice, sa di olio, quindi ha un gusto complesso, non piatto, molto collegato con la parte aromatica delle olive, sa di comprare un prodotto di qualità. Questa è la principale spia. Poi ci sono anche i parametri chimici, c'è anche l'origine geografica, c'è anche la tracciabilità, ma il gusto è oggi il fattore di qualità assoluto. E questo era poi, insomma, quello che arriva direttamente al palato sia della giuria tecnica che poi del degustatore finale, che è il consumatore. Ma parlando invece degli oli laziali, ecco, che cosa possiamo dire nel merito sia della produttività che della qualità, visto che comunque la presenza c'era e era forte. Allora, il Lazio è una regione abbastanza ben posizionata nella scala italiana della produzione, non ha una grandissima quantità ma un'ottima qualità. Le 74 imprese che hanno partecipato a questa selezione sono sparse un po' in tutto il territorio regionale, quindi fanno parte delle grandi famiglie delle denominazioni di origine, ce ne sono 4 nel Lazio, 2 sono nel Viterbese, Canino e La Tuscia. Una è tra Roma e Rieti e della Sabina e un'altra invece è a sud, è le colline Pontine ed è quasi tutta sul Latina. Zone ben note. Esattamente. Oggi stiamo pensando di lanciare una seconda indicazione geografica, quindi un marchio di origine che possa coprire tutto il territorio regionale collegato al nome più famoso della nostra regione, che è quella appunto Roma, e questo anche per rivendicare un po' la notorietà che c'è nel mercato italiano. Benissimo, chiudiamo invece dando così un occhio di riguardo alle aziende premiate per il coraggio, cioè le aziende che si sono affacciate a questo comparto negli ultimi 5 anni. È veramente un premio al coraggio, considerato insomma tutto il panorama economico e non solo d'Italia e d'Europa. Sì, è una nuova distinzione, è un fatto molto importante perché da qualche anno l'Oliva è al centro di una riscoperta, ci sono nuove imprese, soprattutto di giovani che magari prendono in gestione un'azienda di famiglia o anche dei territori che erano stati praticamente abbandonati e si riaffacciano su questo mercato. Questo è importante perché l'olio può dare delle grandi soddisfazioni, non solo come prodotto ma anche come immagine della stessa impresa. Proprio in questo momento sta per aprirsi un bando a livello regionale che dovrebbe proprio finanziare le nuove imprese giovanili e speriamo appunto che parecchie di queste imprese siano anche rivolte al settore dell'olio e delle olive, non dimentichiamoci. Benissimo, quindi un occhio al futuro, soprattutto ai giovani.